sfogliava i suoi ricordi, le sue istantanee, i suoi tabù, le sue madonne, i suoi rosari e mille mari e alla la la, i suoi vestiti di lino e seta, le calze a rete e Marlene e Charlotte. E dopo giugno il gran conflitto e poi l'Egitto e un'altra età e marce svastiche e i federali e sotto i fanali l'oscurità e poi il ritorno in un paese diviso e nero nel viso più rosso d'amor. Aida, come sei bella. Le tue battaglie, i compromessi, la povertà, i salari bassi, la fame bussa, il terrore russo, Cristo e Stalin. La costituente, la democrazia e chi ce l'ha, e poi trent'anni di safari tra antilopi e giaguari, sciacalli e la Aida, come sei bella.